quanto rammarico c'è alla fine di questa partita, insomma, un pareggio incredibile dopo che avete fatto un'ottima gara. Sì, tanto rammarico, la delusione, perché abbiamo buttato via due punti a parer mio e con un pizzico di furbizia, di intelligenza in più negli ultimi minuti sicuramente avremmo potuto fare meglio. Tu hai fatto anche un gran gol, insomma, un gol importante, bello, peccato non poterlo festeggiare a dovere, ma insomma è stato, come dire, è stato uno schema quello che ti ha portato a segnare su punizione. No, cioè, non era preparato domenica, ma visto, me l'ha passata, mi ha detto, mi ha dato fiducia. Sono contento per il gol, però viene prima, ripeto, la delusione forse di più della squadra. Ma ora pensiamo a risettare questa partita perché dobbiamo lavorare per un'altra partita molto importante. 70 minuti di ottimo Sassuolo, quando gli ultimi 20 invece le campo. Sì, diciamo che comunque l'espulsione di Djuric ci ha spostato un po', poi è venuta anche un po' la stanchezza mentale. Sicuramente gli ultimi minuti, gli ultimi 10 minuti potevamo fare molto di più. Senti, ti abbiamo visto protestare in campo, praticamente su tutti e tre i gol della Fiorentina. Qual è l'episodio che ti ha fatto fastidio? Ma no, non ci hanno dato fastidio il primo gol perché pensavamo fosse il fuorigioco Simeone, e il secondo pure perché comunque quando c'è un tiro da fuori, una respinta, ci si prova sempre, poi dopo è vero c'è la VAR, però è una cosa istintiva che viene in campo. Stefano, la vittoria in casa manca da tanto tempo, insomma dal 21 settembre, c'è qualcosa di particolare, insomma, vi siete dati una spiegazione del fatto che non riuscite più a vincere a Matei? Ma no, non ci siamo dati una spiegazione perché comunque è vero, è da un po' che non viene la vittoria, però siamo sulla strada giusta e sono sicuro che continuando così arriverà presto. Hai trovato Chiesa, compagno di Nazionale, cioè se sei No, l'ho salutato perché è entrato poi durante la partita, non ci sono amici da tre squadre. Parte gli scherzi. No, l'ho visto dopo, l'ho salutato anche prima e poi ho pensato alla partita. Se solo le Fiorentina sono due squadre che potranno fare la partita. Speriamo. Siamo ormai a dicembre inoltrato, insomma tra un po' parte il mercato di gennaio, la domanda è d'obbligo, si parla molto di te, Milan, altre squadre, tu cosa pensi? Ma io penso che fin quando vestirò la maglia del Sassuolo darò il 100% alle notizie, ai giornali, li lascio fuori dalla mia testa e fuori dal calcio. Grazie.